siamo il quinto raggruppamento con un Akita americano, Alaska Malamute, Akita Inu, Samoyedo, Siberian Husky, Shikoku, Shiba, Chow Chow, Farrow Hound, Wolfspitz, Xolil Quintle, Basenji, Spitz Piccolo, Spitz Giapponese, Volpino Italiano, Piccolo, allora quell'altro, e Nano. Per cortesia, nel pre-ring, intanto i soggetti del prossimo raggruppamento, Segugi e cani per pista di sangue. Quinto raggruppamento racchiude le razze nordiche, i cani di tipo Spitz, Spitz europeo e Spitz asiatico, e i cani di tipo primitivo, ossia quei cani che da quando sono stati selezionati in origine sono mutati poco nell'arco degli anni fino a restare pressoché simili a quando la razza è stata selezionata. Selezione per l'Alaska Malamute, Akita Inu, Samoyedo, Chow Chow, Wolfspitz e Spitz Nano. Un ringraziamento agli altri soggetti. Facciamo un applauso ovviamente a coloro che lasciano il ring. Facciamo un applauso. È arrivato un po' in ritardo, ma è arrivato. Li vediamo ora muovere singolarmente per l'Alaska Malamute, razza utilizzata per il traino pesante. Akita Inu, razza di origine giapponese. E ora la volta del Samoyedo. Razza di origine asiatica ma di adozione inglese, il Chow Chow. Wolfspitz. Ed infine il più piccolo della famiglia tedesca degli Spitz, lo Spitz Nano o Pomerania. Vediamo ora chi salirà sul terzo gradino del podio. L'Alaskan Malamute.
Al secondo posto Wolfspitz. E vedremo in finale il vincitore di questo quinto raggruppamento, che sarà Lucky Tainu. Un bel giro di ring, grazie. Io sono attratta dai più giovani perché sono sempre più spontanei, quindi in questo momento sono qui con... Vivien. Sono qui con Vivien. Dimmi Vivien, che cane hai? Ho un barbone grande mole. Benissimo, e cosa fai con questo cane durante la vita? Qui ovviamente ti abbiamo visto nel ring del Junior Handler, quindi lo sappiamo, ma durante la tua vita come vivi con questo tuo amico peloso? Non so... Dorme con me, ci gioco. Praticamente fate una vita di coppia, si può dire, siete sempre insieme. E ascolta un attimo, secondo te a lui piace stare con te quando studi, quando giochi per forza, ma quando studi e quando fai altre tue attività, a lui piace stare lì, magari in secondo piano, a guardarti, buono buono? Spero di sì. Speri di sì, beh, lo vedi se lo fa volentieri o no. E quanti anni ha il tuo cane? Ha 3 anni. E tu? 12. Quindi diciamo che l'ultima parte della tua vita